Yogikam Bhuvanam Yasya Vanchikam Sarvam Vamayam. Angikam Bhuvanam Yasya Vanchikam Sarvam Vamayam. Aryam Chandra Taradi Tam Tvam Numa Satvikam Shivam 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 Sariga pada sanida pada pamagari sari sanida sariga pada sanida pada pamagari sari sanida sariga pada sanida pada pamagari sari sanida sariga pada sanida pada Dicembre 1887 nasce a Erode, nell'India meridionale, Srinivasa Ayanga Ramanujan. Ramanujan, il suo nome significa fratello minore di Rama. La sua famiglia, Ayangar, appartiene alla casta dei Brahmani. Srinivasa è il nome di suo padre. La madre ha la fama di essere una grande medium. La madre chiamava Ramanujan Chinnaswami, che significa piccolo lord. Ramanujan vive circondato di spiritualità, tra una miriade di divinità. La dea Namagiri, consorte del signore Narashima, quarta incarnazione di Vishnu dal volto di leone, è quella più cara alla sua famiglia. Nonostante la sua casta, le sue condizioni di vita sono piuttosto misere. Ramanujan soffre spesso la fame.
all'età di un anno va a vivere a Kumbakonam. 1992, Ramanujan ha 5 anni e frequenta la scuola elementare di Kumbakonam, la Kangayan Primary School. È un alunno fuori dal comune. Allora, qui ci sono 3 banane. E qui ci sono 3 ragazzi. Se 3 ragazzi si dividono 3 banane, ogni ragazzo ottiene una banana. 3 diviso 3 uguale 1. Prego. Se nessun ragazzo si divide nessuna banana, quanto fa 0 diviso 0? Ramanujan ha un'eccezionale memoria, ricorda innumerevoli cifre del pi greco. Ha degli eccellenti risultati negli esami di matematica. Ed è capace di ricavare difficilissimi teoremi da solo. Io ti ho sentito stanotte. Ti sei svegliato quando era ancora buio presto e hai cominciato a scrivere formule, come in un sogno. E la Diana Magiri, consorte del signore Narashima, quarta incarnazione di Vishnu dal volto di leone. Lei mi appare in sogno, mi mostra dei rotoli pieni di numeri. Io corro a scriverli, ma riesco a trascriverne solo una piccola parte. Ramanujan, raramente lo comprendo. Tutti lo guardiamo con una rispettosa ammirazione. È un genio della matematica, ma è anche molto sensibile. Un piccolo riconoscimento o un piccolo insuccesso lo rendono molto vulnerabile. Oggi, nel compito di matematica, ho meritato un voto più alto di lui. No! E Ramanujan è rimasto irreversibilmente offeso. Un giorno Ramanujan scoprì da solo delle relazioni trigonometriche, trovate 150 anni prima, niente meno che dal grande Leonhard Euler. Fu per lui una tale mortificazione che quando se ne accorse nascose i suoi calcoli nel tetto di paglia della sua capanna. Con quell'ingenuità che non avrebbe mai perso e che avrebbe incantato i matematici occidentali, non riusciva a rendersi conto di quanto fosse eccezionale ottenere un risultato ottenuto dal grande Leonhard Euler. 1903. Ramanujan ha 16 anni. Tieni, Ramanujan, te lo regalo. A me non servirà di certo. Troppa astrusità qui dentro. Synopsis of Elementary Result in Pure and Applied Mathematics.
È un testo un po' vecchiotto, pubblicato nel 1886, ma è un testo universitario, più di 1000 pagine di teoremi, formule e dimostrazioni. So che ti piacerà. Questo libro risveglierà il tuo genio. Ora, Ramanujan può imparare quello che non sa. Seduto sui gradini, nel portico della sua casa, a due passi dal tempio, di fronte alla Saragapani Sannidhi Street, incurante della rumorosa attività che si svolge per strada, Ramanujan passa ore e ore con la sua lavagnetta appoggiata sulle ginocchia. Scrive freneticamente numeri e formule, ricava da solo teoremi e riporta i risultati dei suoi calcoli sul suo piccolo quaderno. Scopre da solo teoremi e sequenze espresse da Euler e Bernoulli. Si dedica sempre e solo alla matematica. A causa del suo totale disinteresse, viene bocciato più volte e non riesce ad entrare all'Università di Madras. Senza denaro, considerato un eccentrico che si occupa di una matematica che nessuno capisce, Ramanujan continua i suoi studi da autodidatta, felice di non avere la preoccupazione di seguire lezioni e sostenere esami. Per farsi conoscere e guadagnare qualche soldo, pubblica problemi sul Journal of the Indian Mathematical Society. Nessuno riesce a risolverli. Dopo 6 mesi di attesa, fornisce egli stesso la soluzione. Ramanujan inizia ad essere considerato un genio della matematica. Ramanujan Chinnaswamy, figlio mio, hai 22 anni. Ho consultato le divinità della nostra famiglia ed è tempo che tu prenda moglie. La tradizione indù della nostra famiglia impone che sia io a scegliere la tua sposa e io ho scelto Janaki Ammal. Janaki ha 9 anni, vi sposerete quest'anno, ma non andrete a convivere finché lei non compirà 12 anni. Così vuole la tradizione. Madre, sposerò Janaki Ammal. Ramanujan Chinnaswamy, figlio mio, io vedo che tu non hai chiarezza del tuo futuro. Dopo le nozze dovrai trovare un lavoro degno di te, bramano della famiglia Iyengar, e dovrai prenderti cura della tua sposa e della tua nuova famiglia. Madre, sposerò Janaki Ammal e troverò un lavoro degno di me, bramano della famiglia Iyengar. Ramanujan sposa Janaki Ammal il 14 luglio 1909. A volte senza i soldi per il cibo o per il treno. Caro signor Ramanujan, lei non ha completato gli studi accademici e accomunica i credenziali di questi suoi incomprensibili quaderni, nei quali ha raccolto teoremi che dice di aver scoperto. Qui ce ne saranno diverse migliaia. Credo proprio che la nostra azienda non possa valorizzare le sue eccellenti qualità. Le auguro una migliore fortuna da qualche altra parte. Ramachandra Rao, uno dei fondatori della Indian Mathematical Society, incontra Ramanujan nel 1911.
I remember him well. He was a small, big man with not a very clean beard and bright eyes. He came in carrying a worn-out notebook under his arm and a few crests. He opened his notebook and he started to explain his discoveries. I soon realized that something was wrong. I asked him what he wanted. And he told me he wanted a small amount of money to live and to continue his research. A small amount of money to keep on dreaming. He didn't sound reliable at all. I didn't recommend him to anyone. Nel 1912 Ramanujan fa richiesta per un posto da impiegato nella sezione conti del porto di Madras. La sua lettera contiene la raccomandazione di Edgar Middlemast, professore di matematica all'Università di Madras. Ramanujan ha capacità eccezionali in matematica. Bene, signor Ramanujan, il posto di cancelliere è suo. Praticamente farà il calcolatore umano. Comincerà a lavorare per il nostro ufficio. Qui? Nella sezione conti del porto di Madras? Dal 1 marzo prossimo. Benvenuto tra noi, signor Ramanujan. E così Ramanujan, il più grande matematico indiano, trova lavoro come... contabile! Ora Ramanujan, nel tempo libero, anche senza laurea, può essere un matematico vero. Pubblica articoli, frequenta la biblioteca dell'Università di Madras, calcola anche di notte alla sua maniera febbrile e appassionata. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri da ri sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri da ri sa ni da sa. Sto tracciando un nuovo percorso tutto mio. E la Diana Magiri, consorte del signore Narasimha, quarta incarnazione di Vishnu dal volto di leone, che mi appare in sogno svelandomi i segreti dei numeri. Nel 1913 Ramanujan manda una lettera a un professore di Londra e a tre professori di Cambridge. Vi include una lunga lista di teoremi di una complessità mai vista. E si dichiara in grado di dimostrarli. Thank you.
Henry Harold Hardy, il più eminente matematico inglese, membro del Trinity College di Cambridge. Let me introduce myself to you. I'm employed with the accounting department of the Madras Sport Trust. I earn £20 a year. Now I'm almost 23 years old. I don't have a university degree, but I attended courses in ordinary schools. After leaving school, I devoted all my free time to studying maths. I'm following a new path planned by myself, and I got results that local mathematicians define as surprising. But these are 11 pages. There must be over 100 theorems. Ripensaci, Godfrey Harold Hardy. Ripensaci. Che strane formule in questa lettera. Sono il prodotto di qualcuno fuori dal comune. Sei di fronte a un fenomeno naturale del livello di Euler e Gauss. Un genio della matematica, se sono vere, oppure un genio della truffa, se sono inventate. Godfrey Harold Hardy, tu sei molto esperto in questo campo. Guarda! In queste pagine vi è del genio. I was amazed by a lot of these theorems. I had never seen anything similar before. What's more, even the results I was familiar with looked different. But then there was something which seemed to come from a different planet. It didn't make sense. His theorems have defeated me completely. I have never seen anything the least like them before. A single glance was enough to figure that only an outstanding mathematician can conceive them. They must be true. No one would have the imagination to invent them. Ripensaci, Godfrey Harold Hardy. Ripensaci. Godfrey Harold Hardy, tu sei molto esperto in questo campo. Guarda, in questa carta vi è del genio. Dear R, some of the results I received in your letter are already known to me. Others are only curiosity, but some appear to be important. I'm waiting for the demonstrations on the theorems I sent you. Best regards, Godfrey Harold Hardy.
Madras, 27 febbraio 1913. I think some of your results are intriguing. I will give you the opportunity to exploit better your qualities. I will make sure you have a scholarship from university. We will come to England, get ready for the journey, and waiting for your arrival at Trinity College in Cambridge. Oltrepassare l'oceano. È un sacrilegio attraversare l'oceano. Un bramano che va a vivere in terre lontane perde la casta. I reduci da un simile viaggio diventano intoccabili. Ramanujan è un bramano ortodosso. Ramanujan non vuole partire. Sono la Diana Magiri. Io ti comando, non apporti al viaggio di tuo figlio Ramanujan. Figlio mio, la Diana Magiri, consorte del signore Narasimha, quarta incarnazione del Vishnu dal volto di leone, protettrice della nostra famiglia, mi è apparsa in sogno stanotte. Mi ha comandato di non oppormi al tuo viaggio. Ramanujan consulta l'oroscopo per il viaggio. Le stelle sono propizie. Ramanujan si decide a salpare per l'Inghilterra. Welcome to Cambridge, Mr. Essayer. Did you have a nice trip? Il 17 marzo 1914 sono salpato da Madras. Un viaggio tranquillo, tranne che per 3 giorni in cui ho sofferto il mal di mare. Sono sbarcato a Londra il 14 aprile 1914 ed ora sono qui. A Cambridge, nelle stanze del Trinity College. Mr. Essayer, I beg your pardon. What is your first name? And your surname? Io non ho un cognome. Ramanujan è il mio nome. Significa fratello piccolo di Rama. Iyengar è il nome della casta brahmanica a cui appartiene la mia famiglia. Srinivasa è il nome di mio padre. Which of these names do you prefer to be called? Ramanujan. Good, Mr. Ramanujan. Welcome. Welcome to England. Il mio incontro con Ramanujan è stato l'unico episodio romantico della mia vita. Ovviamente, ho preso da lui molto di più di quanto lui apprendesse da me. I limiti della sua conoscenza sono sorprendenti come la sua profondità. Ramanujan
Ramanujan è un uomo capace di risolvere teoremi modulari e equazioni mai viste prima. La sua padronanza delle frazioni continue è superiore a quella di ogni altro matematico del mondo. Ha trovato da solo i termini più importanti di molti problemi nella teoria analitica dei numeri. E tuttavia non ho idea di cosa sia una dimostrazione, perché ha studiato solamente da un manuale di formule. I suoi risultati li ottiene in maniera inconscia. E pensare che fu bocciato al college per 2 volte. Per quanto ne so, è quanto di peggio può essere fatto da un sistema educativo rigido. Ora sono incerto su come affrontare la sua mancanza di istruzione formale. E non so cosa deve essere fatto per insegnargli la matematica moderna. È estremamente difficile. Appena proponiamo a Ramanujan i metodi matematici rigorosi, lui ci propone una valanga di idee che ci rende quasi impossibile persistere nelle nostre intenzioni. Paura che si distrugga la sua sicurezza o che si rompa l'incantesimo della sua ispirazione. Hardy e Ramanujan, una coppia che i matematici di tutto il mondo avrebbero presto conosciuto. Il loro sodalizio guarda sin da subito risultati importanti. È impossibile immaginare 2 persone più diverse. Scapolo, bello ed elegante. Appassionato di cricket, Ato, scrittore raffinato nel matematico inglese. Profondamente religioso, dotato di un intelletto imprescrutabile e di un cuore semplice, ingenuo e insicuro, ma assolutamente convinto delle sue capacità, il matematico indiano. Li accomuna la passione per la matematica, per entrambi la magnifica ossessione. Opera d'arte di pura bellezza, per Godfrey Aaron Hardy. Dono degli dei per Ramanujan. Probabilmente Ramanujan non ha mai mostrato il suo lato religioso a Gandhi. Ramanujan crede nella dea della sua famiglia, Namagiri, consorte del signore Narasimha, quarta incarnazione di Vishnu dal volto di leone. Ed è lei che durante il sonno gli ha detto le formule. Egli sa di non poter affrontare i grandi misteri della conoscenza solo con le proprie forze. Per me un'equazione non ha alcun significato se non rappresenta un pensiero di Dio. Il bombardamento di questa notte è stato terribile. Stamattina al mercato non c'era quasi nessuno. Oh, questa guerra ci ammazzerà tutti quanti. E cosa mettiamo in tavola oggi? Per Sir Hardy conviniamo, ma per Sir Ramanujan? Cucinare per questo indiano è diventato praticamente impossibile. È proprio fissato. Quello non mangia nulla di quello che mangiamo noi inglesi. Sir Hardy mi ha pregato di accontentare tutte le sue richieste. È per la sua religione. E che religione è? Vegetariano tutti i giorni dell'anno, 365 giorni di quaresima. E che è sempre malato. Già quando è arrivato qui stava poco bene. Si sa, le colonie, posti di zanzare e di sporcizia. Per pranzo, Sir Ramanujan ha ordinato riso bollito condito con un po' di sale e succo di limone. Al solito! È ormai 2 settimane che non ordina altro. Caro il mio indiano, non è mica facile trovare del riso di questi tempi. Lui conta, conta e conta. Chissà se ha contato da quanti mesi siamo ormai in guerra. Ramanujan vive nel suo mondo fatto di numeri e teorie. Non so se ha idea che siamo nel bel mezzo di una guerra mondiale. Quello? Ate matto, ve lo dico io. Sentite cosa è capitato ieri sera. Erano suonate le 11 e ho visto che era ancora sveglio.
Gli ho portato una tazza di Valtine. Hai fatto benissimo. Instant sleep. When you go to bed. Ma poi non sapete cos'è successo. Mi ha chiesto che cosa fosse questo Valtine e io gli ho risposto: Instant sleep. When you go to bed. For a beautiful day. Ovaltine è a base di malto. Il malto viene dall'orzo e l'orzo è una pianta. Io gli ho portato l'intera confezione. Insomma, ha letto l'etichetta e ha scoperto che dentro c'era il latte condensato. Beh, apriti cielo, non l'ho mai visto così mortificato. Ha barcollato fino alla porta ed è uscito nel pieno del bombardamento aereo. Lo abbiamo trovato a 3 isolati da casa che farfugliava. Queste bombe sono per me. Piovono sulla mia testa perché io, bramano della famiglia Aengar, non ho rispettato le regole della mia casta. Sono indegno, intoccabile. Per quanto sia felice di studiare matematica a quei livelli e per quanto sia circondato dalla stima di tutti, Ramanujan non riesce a integrarsi nell'ambiente di Cambridge. Non lo aiutano il carattere degli inglesi e le enormi differenze culturali. Nell'India meridionale, i confini tra l'interno e l'esterno non sono così fissi e immutabili come in Inghilterra. In India, muri e finestre sono più permeabili. Insetti, odori e suoni portano l'esterno all'interno. Scarabei e lucertole scorrazzano attraverso le imposte delle finestre. A Cambridge, invece, tra la solida pietra di mura di 500 anni, persiste un onnipresente senso di divisione e demarcazione. Il senso di esclusione e le difficoltà di adattamento mirano la psiche e il fisico di Ramanujan, che lo portano a comportamenti imbarazzanti che fanno addirittura dubitare del suo equilibrio mentale. Ramanujan, sei molto gentile. Poter assaggiare delle vivande cucinate alla tua maniera? E sono davvero gustose. Siamo fortunati ad avere un amico così esotico. Ramanujan. Potrei averne un altro cucchiaio? Possiamo neanche dubitare che sia stato lui. Nessuno in Inghilterra saprebbe come cucinare una simile pietanza. Io non saprei mettere mano in cucina. Lasciatelo dire, caro William. Sei decisamente più credibile come matematico che come cuoco. E io, che dopo aver visto il tuo ultimo lavoro in cucina, pensavo che la tua vera dote fosse lo stufato di rognone. Smettetevela di prendervi gioco di me. Sono troppo sazio per potermi difendere. No, per favore. No. Grazie mille, Ramanujan, ma non posso mangiare altro. Sì, grazie. Anch'io, Ramanujan. Sono a posto, grazie. Ti ringrazio, caro amico, ma questo lo devo proprio lasciare nel piatto.
cosa è successo a Ramanujan in quel momento, a quale processo mentale tutto suo ha ceduto. Chissà cosa si è visto, come si è sentito. Inadeguato, disadattato, non all'altezza, preso da nostalgia, da rimpianto, da paura, maldestro, incapace di comunicare i suoi pensieri, di trasmettere le sue emozioni e i suoi sentimenti. Quella sera non disse una parola e scappò di casa. Non per qualche ora, non si fece vedere per giorni. Succedeva così all'improvviso, non c'era mai un qualche motivo apparente. Deve essere stato così anche il giorno che cercò di uccidersi gettandosi sotto la metropolitana di Londra. Una guardia fermò il treno a pochi metri da lui. Se la cavò solo con qualche ferita alle gambe e una grande solitudine nel cuore. Nel 1917 la salute di Ramanujan peggiora. Vaga da un sanatorio all'altro e passa la maggior parte del tempo in istituti di cura. Gli vengono diagnosticate la tubercolosi ed una grave carenza di vitamine. Ma da una mia analisi sulla sua cartella clinica del 1994 risulta che molto probabilmente Ramanujan avrebbe contratto la amebiasi epatica, un'infezione parassitaria rara e incurabile che avrebbe contratto a Madras. Di Ramanujan per il numero 1729.
detto appunto numero taxicab. Come risulta in fondo a una pagina di scritti scritti a mano, Ramanujan si era molto dedicato alle quaterne. Insieme ordinato di quattro numeri, per cui la somma del cubo del primo e del secondo è uguale alla somma del cubo del terzo e del quarto. Per Ramanujan si stravolgono le regole dell'Accademia Universitaria Britannica. Nel 1916 gli era finalmente stata assegnata la laurea in matematica. Finalmente si è laureato in matematica. Il 16 marzo 1916 conseguì un Bachelor of Science Research a Cambridge. Il 2 maggio del 1918 Ramanujan viene eletto Fellow della Royal Society di Londra, sostenuto da un impressionante numero di matematici di tutto il mondo. È il più grande onore che Ramanujan abbia mai ricevuto. Il 27 febbraio 1919 Ramanujan parte per l'India. Il 13 marzo 1919 arriva a Kumbakonam. Le condizioni di salute di Ramanujan si fanno molto difficili. Divagrisce, lavora, divagrisce. Vive in famiglia con la moglie Yanaki. Rivede vecchie conoscenze, vecchi compagni di scuola. Ramanujan, che piacere rivederti! Anche per me è passato così tanto tempo! Sei un vero genio, Ramanujan, lo sei sempre stato! E mi dispiace, sai, per quel voto in matematica più alto del tuo. È stata davvero l'unica volta. Ma tu eri così amareggiato. Lascia stare, caro amico, è passato così tanto tempo. Ora, io ho trovato un'amica che mi ama veramente, molto più di tutti voi, e che non mi vuole assolutamente lasciare. Lo so, caro amico, è la matematica? È la febbre, caro amico, è la febbre. Ah, bella amica che non ti vuole lasciare, ti sei trovato. Ma a me, ancora oggi, piace pensare che Ramanujan non si riferisse veramente alla febbre. Per me, lui si riferiva alla matematica. Io ne sono sicura. Ridotto ormai pelle e ossa, sua moglie Yanaki ricorda che per lui non c'era altro che la matematica. Quattro giorni prima di morire, prima di perdere definitivamente coscienza, stava ancora scarabocchiando numeri. Srinivasa Iyengar Ramanujan muore il 26 aprile 1920. Nella sua breve esistenza, Ramanujan ci ha lasciato tre taccuini. Il primo quaderno contiene 351 pagine, il secondo quaderno 256 pagine e il terzo 33 pagine. 640 pagine più le 100 pagine di un taccuino perduto. Sui suoi taccuini i risultati sono presentati senza calcoli. 3.900 risultati asseriti senza dimostrazione. Ramanujan deve aver svolto le sue dimostrazioni sulla lavagnetta per poi trascrivere solamente i risultati su carta. Sarà questa l'origine di diceria che Ramanujan non fosse in grado di dimostrare le proprie congetture. 3.900 risultati che avrebbero ispirato le generazioni future di matematici. Senza insegnamenti universitari. Senza laurea, solo con la sua lavagnetta o la carta costosa, che spesso non bastava mai e che Ramanujan riutilizzava usando inchiostri diversi. Documenti preziosi che contengono risultati che i matematici hanno studiato e stanno continuando a verificare. Negli ultimi 40 anni i suoi scritti sono ancora scandagliati per i loro segreti. Quasi tutti i suoi teoremi si sono dimostrati esatti. I suoi lavori hanno avuto conseguenze in numerosi campi della fisica e della matematica.
I suoi teoremi sono oggi applicati in aree difficilmente immaginabili quando era in vita. A quasi un secolo dalla sua morte, Ramanujan è considerato uno dei più grandi matematici della storia. Un matematico di grandissima qualità, originalità e forza. Paragonabile solo a Euler o Jacobi. La rivista internazionale Ramanujan Journal pubblica lavori in tutte le aree della matematica che sono stati influenzati dai suoi contributi. La storia di Ramanujan è molto importante oggi perché rappresenta il potenziale inutilizzato in cui dobbiamo credere per poter avanzare nella scienza. E ci costringe a riflettere sullo stato attuale dell'istruzione, che annega un deprimente mare di problemi. Sapremmo noi oggi riconoscere e coltivare e valorizzare una qualità eccezionale come quella di Ramanujan. For a teacher in a school or a professor like me, it's not always easy to identify a genius in the classroom. And it really depends on what kind of teacher you are and what kind of professor you are. I think some teachers are more open about understanding the uniqueness of students, and I think that's very important. In my experience, mathematical talent or abilities, it's easy to identify. I mean, if you are sufficiently well-trained and you know how to think about mathematics, spotting a mathematical talent is not so difficult. I mean, if you are sufficiently tuned, and I mean, I have a fairly good background in mathematics, so I think if there is a student in my class who is particularly gifted in mathematics, or I have seen among graduate students, okay, these are doctoral students, you can see some students are specially gifted. And that you see by the way they approach a problem. Sometimes they have a very new way of looking at things, which is not the conventional way, what you find in the textbook. Or they might do things very quickly that would take other students a long time. I think it's not very different, I mean, how you would spot musical talent, you see. If you have good sense for music, so it's important that the teacher also has a good sense for music or good sense for mathematics to be able to appreciate the ability. Okay, to recognize a genius, you need another genius, at least in the beginning. Yes. Then later on, people can find out. But so in a way, that's why Ramanujan was lucky that Hardy was a mathematician of sufficiently high stature that he really understood what kind of important mathematics he was doing. But he used his own symbols at that time because he was self-taught man. He taught by himself much. So it was really great even to think. So, and also, can I add one comment? Like, it make it special, like he died, I think, in 32 years old. Just 32 years, okay? Most of the time that he spent for doing mathematics in a not good conditions. You know, in India you are not taking the courses from very good teachers and you are not familiar with the basic formalism of mathematics. You've done by your own everything and you get to an excellency in such a short period of time. And I think that's make it special, very special, it's very real. So it's really motivate as a student. Yeah, I think what he's saying is that one of the things about Ramanujan was that he's really an inspiration for students coming from. He was a student working in a very small village in India at the time when there was no mathematics to speak of in India. And in spite of all that, he was able to achieve something extraordinary. How did you develop a passion for mathematics? I think it wasn't something immediate, and it was a subject that I liked and I was reasonably good at, and I enjoyed the interactions in class with my teachers and as well with the other students. There was a bit of a competition sometimes. The teachers would give us problems, and without even this being asked for, it became a bit of a competition to see who would finish the problems first. The school helped me in general, I mean, not in a very specific way. Several teachers were inspiring, and I certainly learned a lot from my teachers. I would say a lot.
because actually they helped what? Helped the school? Yeah, school helped me, yeah. Because they showed me the right way, and then I was able to find new things and add like my passion, my what I like and these things. But yeah, they really helped me, and my teachers, they grown me as a independent person, the one who can find his own answer. But they always guide me, they support me. You know, the work that teachers do is sometimes hard to appreciate. I mean, so I think they help a lot, but not in a way that I can pinpoint a specific person, a specific story. So does education support people with sectorial specific interests nowadays? I'm not sure. I mean, that depends even in a city, from one neighborhood to another. I mean, it's hard to say. I think sometimes the standard thing to say is that the schools are not what they were. You know, you probably, schools, I guess, do what they can, but there's a limit to what they can do. Io sono Don Zagier. Ho cominciato molto giovane di amare le matematiche e di provare a trovare io stesso dei risultati che non conoscevo. Dunque ho giocato con l'algebra, con i triangoli, con i numeri di Fibonacci e ho trovato cose che mi sono piaciute. Nel corso di 1 o 2 anni era la sola cosa pensabile. Se una persona decise, secondo me, di fare una cosa seriamente e lo fa, in un certo tempo è diventato questa cosa. È un fisico, un giocatore di football, non lo so. E dunque è una cosa che si può fare. L'insegnante mi ha molto aiutato dicendo che, poiché avevo già il livello forse superiore agli altri allievi, che avevo il diritto di fare la mia matematica anche nella classe e di non ascoltare. I libri di scuola molto spesso non sono molto chiari. C'è una cosa che è difficile capire, che non è spiegato. Ma per me l'importante, credo che per tutti che amano le matematiche, è di fare stesso, di cercare, se c'è un esercizio troppo difficile, di farne un altro e di provare se puoi fare così o così o così e di fare un po' delle esperienze. A un'età abbastanza bassa ho fatto la conoscenza di Ramanujan e questo è stato uno dei miei idoli e eroi. Ok, dear Kennedy, nice to meet you. Tell us something about your passion for mathematics. Nice to meet you too, Atara. And I understand you guys are doing something about Ramanujan. And it's beautiful because mathematics, it's a field, an area of science research that is a rich one. And it's promising for people. And it's real. You say the mathematics is an art. Why? Yes, it's an art because it depends on your definition of what an art is. Someone might define an art to be something that captures beauty, right? So yeah. You might like to capture beauty in drawings, and a person likes to capture beauty in words. So you talk about poets. So a poet can write something and say, wow, you wrote that? That's beautiful! But you're looking at the beauty from something totally different, and somebody can draw something, maybe Picasso or somebody, say, wow, you drew that, it's beautiful. But another person can come up with a mathematical idea and say, wow, you brought that up, it's beautiful. So these things that you can relate with beauty is what you call art. And by the time you start doing mathematics and you start doing a lot of mathematical research and making discoveries, you understand the beauty we're talking about.
because or you might figure out that you've been trying to kill an ant with a machine gun. So mathematics teaches us alternatives, and it breaks up ways and vistas through which we can understand things, and we'll figure out we've been dumb all this while. So it's really beautiful doing it and making the discoveries. So for me, that's why I think mathematics is an art, because most of what we do are beautiful things. In Ramanujan vi è l'archetipo di un talento incommensurabile. Qualcuno paragonò il ritrovamento di un quaderno perduto di Ramanujan all'eventuale scoperta di una decima sinfonia di Ludwig van Beethoven. L'accostamento tra matematica e disciplina arida è incomprensibile e arte apparirà sconcertante. Ma la figura di Ramanujan è ideale per far crollare i muri fra questi due mondi. Come molti dei grandi matematici, Ramanujan ha operato con un processo creativo vicino a quello dell'artista e sfata così il pregiudizio della matematica. Cioè che non è considerata, al pari dell'arte, una delle più belle creazioni della mente umana. La matematica è la musica muta della ragione. Fa parlare l'universo come se essa avesse trovato la lingua del suo silenzio.